Un importante ritrovamento di metano è stato effettuato in Lucania e precisamente nelle zone di Ferrandina e di Pomarico, in provincia di Matera. I due giacimenti si trovano a meno di 100 km da Taranto e da Bari ed a meno di 200 da Napoli, vale a dire entro un raggio che consentirà, attraverso l'alimentazione dei centri stessi, di portare un decisivo contributo allo sviluppo economico del Mezzogiorno. La consistenza del giacimento di Ferrandina, pur facendo una valutazione molto prudente, si aggira per ora sui 10 miliardi di metri cubi di riserva e promette di diventare uno dei più grandi giacimenti di metano d'Italia. Giunge dal cielo il Presidente del Consiglio Segni qui a Ferrandina, nel cuore del meridione, per visitare i pozzi metaniferi che da poco hanno cominciato a strappare dalle viscere di una terra sino a ieri considerata poverissima un grande tesoro di cui è ancora impossibile calcolare la reale consistenza. Il capo del governo è stato accompagnato dal ministro Colombo e dall'ingegner Mattei. Siamo ancora all'inizio dello sfruttamento e già dal suolo di questa terra arsa e brulla sgorgano 2 milioni di metri cubi di metano al giorno, una cifra che corrisponde a 30.000 quintali di carbone. Una ricchezza che può davvero trasformare il volto del meridione. Dovunque le accoglienze a Segni sono state spontanee e immediate, com'è nell'animo di questi uomini. E ad essi il presidente Segni si è rivolto con parole semplici e sincere, come in una conversazione fra amici. Dopo di lui ha parlato il ministro Colombo. Ma più di qualsiasi discorso valeva la grande fiamma lassù sulle colline, un segno concreto di speranza e di fiducia per il Mezzogiorno d'Italia. Il benessere della Lucania parte dalla Valle del Basento. Il Presidente del Consiglio, onorevole Fanfani, presenzia la posa della prima pietra di importanti opere destinate a redimere con le forze del lavoro quella che era considerata una delle contrade più desolate d'Italia. Sorgeranno qui un metanodotto che da Ferrandina porterà a Matera, a Bari e a Monopoli il metano scoperto in Lucania da Leni e tre stabilimenti petrolchimici. Produrranno materie plastiche e fibre sintetiche, prodotti chimici intermedi per l'industria delle gomme e delle vernici, e un terzo preparerà prodotti per le industrie chimiche di trasformazione. Oggi dunque l'orologio della rinascita industriale segna l'ora del sud.